Normalmente, per riempire un'area con un tratteggio, è necessario prima definirne il contorno, utilizzando una polilinea. Poi lo si deve riempire con lo strumento tratteggio, scegliendo la tipologia, l'area da riempire e confermando con due invio. In G-Star CAD è possibile creare un tratteggio senza contorno, utilizzando il comando da tastiera trattino rettino, definendo le proprietà, cioè scrivendo il nome della tipologia, la scala e l'angolo. Procedendo poi con Disegna contorno, No sull'opzione di creazione della polilinea, definendone l'area e confermando con invio. Infine, si deve scegliere l'area da riempire con un clic, oppure selezionando l'oggetto.